Ragazzi, allora, appena tornata a casa dalla partita, sì, avevo messo questa ed è per quello che abbiamo vinto al caspita di 97esimo. Se mettevo quella bianca subivamo autogol al 97esimo, o un contropiede all'ultimo, sicuramente. No, a parte gli scherzi, ragazzi, cioè, allora, allo stadio, sono andata in curva nord oggi, ve l'avevo detto. Cioè, è tutta un'altra cosa. A parte che sta partita mi avrebbe fatta innervosire tantissimo già guardandola da casa. Allo stadio, tipo, è amplificato 20 volte. Cioè, quando Cambiasso ha segnato, cioè, a parte che avevo paura ci annullassero per qualche strano motivo, non so, c'era cioè, il portiere, vabbè, lascia stare. Quando ha segnato Cambiasso, comunque, cioè, metà mi stavo per mettere a piangere sia dal nervosismo che dall'emozione, perché c'è anche l'emozione. L'altra metà si è sfogata abbracciando il primo che mi è capitato, che era un signore appunto che c'era di fianco a me e niente, non lo conoscevo, ma ci siamo abbracciati perché allo stadio si fa così. Mamma mia. Allora, l'arbitro è riuscito a far svegliare la curva nord. Allora, la curva nord di solito è quella che sta sempre a braccia conserte, seduta durante tutta la partita. L'arbitro è riuscito a far svegliare la curva nord. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui erano tutti in piedi a urlare contro l'arbitro. Cioè, ok. E non mi interessa cosa ha detto Marelli, perché Marelli è un vabbè, niente, niente. Niente, io devo ancora rivedere tutto, ve lo dico. Ho visto solo il primo gol annullato durante la fine del primo tempo. Ho visto il primo gol annullato a Ken al telefono. Va bene, fuori gioco di Vlahovic, ok, un gol da fenomeno. Tra l'altro, aveva fatto Ken, ma tagli. Anzi, era fuori. Teoricamente, beh, perché anche lì non ho sentito quello che aveva detto il telecronista, ho solo visto che Vlahovic era lievemente in mezzo, quindi suppongo che il fuorigioco fosse di Vlahovic. Secondo gol annullato per il fallo, mi sembra, per il fallo del giocatore che anche lì ho visto su Twitter tornando a casa, giocatore che Faraoni tra l'altro che guarda e quando vede che abbiamo fatto gol allora si mette a simulare. Una squalifica si meriterebbe questo giocatore, l'ha scritto Luca su Twitter, concordo, si meriterebbe tantissimo una squalifica, non succederà mai perché non succederà mai, ma vabbè. Vabbè, cioè, ho visto Allegri far uscire un difensore per mettere un attaccante. Ho visto Allegri far uscire un difensore per mettere un attaccante, ha fatto uscire Rugani per mettere Yıldız che è un attaccante. Ragazzi, oggi non possiamo dire niente. Oggi non possiamo dire niente perché abbiamo avuto un'occasione dietro l'altra. 30 tiri, 6 tiri in porta nitidi, 3 gol mangiati davanti alla porta che abbiamo tirato fuori, 2 gol annullati. Persino alla fine lì, quando che Cambiasso ha segnato. Cioè, avevamo preso palo. Cioè, Milik, appena entrato, era riuscita a indirizzarla bene, aveva preso palo interno. Cioè, palo interno. E niente, alla fine lì è arrivato Cambiasso, che è entrato in porta col pallone. Grazie, grazie. Grazie per avermi fatto abbracciare lo sconosciuto. Tra l'altro, se lo saluto, se magari vedrà mai questo video. Cioè, ciao. Ciao signore che eri vicino a me, ti ho abbracciato. Ciao. Ah, poi come se non bastasse, no? Tutta la partita a farmi innervosire. C'erano anche tre interisti che sono saliti nel pullman pieno di Juventini, tra cui io, che tornava tipo verso Porta Susa, che è una delle stazioni di Torino. E si sono messi a fare cori contro la Juve o pro Inter. Tu devi essere un deficiente, devi avere qualche problema mentale per salire su un pullman pieno di Juventini e iniziare a fare i cori contro la Juve. Cioè, tu sei fortunato, tu caro interista che sei salito sul pullman pieno di Juventini, sei fortunato che nel pullman non ci fosse stato nessun ultra.
Perché poi vediamo se facevi tanto lo spiritoso, perché anche se non ti fanno niente gli ultra, sapete che hanno un po' la stazza intimidatoria alcuni, anche perché per suonare i tamburi devi averne un po' di muscoli. Ci ho provato, e lo dico per esperienza, cioè io non ho muscoli, ci ho provato e non ci sono riuscita. Non viene fuori suono nel tamburo quando provo, e quindi, vabbè. O nervo, devi avere o forza o nervo. Non ho nessuna delle due, io quindi se provo a suonare il tamburo non funziona. Quindi sì, la prossima volta provaci davanti a un ultra della Juve, vediamo se sei così coraggioso. Niente. Io torno in curva sud comunque la prossima volta. L'altra volta ve l'ho detto, stavolta avevo scelto la curva nord per quello che mi era successo l'altra volta, però quando ho preso il biglietto per la curva nord non sarebbero, non sapevo sarebbero ritornati gli ultra. E se lo sapevo facevo questo sacrificio, andavo in curva sud. Cioè, se sapevo che c'erano gli ultra e che potevo cantare tutta la partita. Vabbè, ame. E niente, ragazzi. Bravo anche Szczęsny che nell'unico tiro in porta del Verona si è fatto trovare pronto. Ken, non so cosa dirti. Ne hai fatto due gol, te li hanno annullati. Ne farei due alla prossima cosa. Fanne due alla prossima. Adesso pensando a qual è la prossima, fanne due alla prossima. Fanne due alla prossima. Ah no, aspetta, è quella dopo, in realtà quella che intendo io. Io stavo già pensando a quella con lì. Quella con l'Inter è la... No, è quella dopo, mi sa. Quella con l'Inter è quella dopo, giusto? Non la prossima settimana, quella dopo. Sì, prima c'è il Cagliari. Prima c'è il Cagliari, sì. Vabbè, Ken, se vuoi fare tripletta al Cagliari, vai, io non mi lamento. Contentissima per Cambiasso che fa il primo gol. E sono già uscite le immagini di lui da piccolo con la maglietta della Juve. Contentissima per lui. Nulla. Torno in curva sud la prossima volta. Anche perché in curva nord ci sono tanti che insultano i giocatori. A me non piace andare allo stadio per sentire i giocatori insultati. Sinceramente vado per sostenerli, non per tifare contro. Tra l'altro, io capisco che per questioni di traffico, di parcheggio, c'è gente che esce prima. Però mi sta bene adesso. Tutti quelli che ho visto andarsene al 94esimo, vi sta bene. Vi siete persi il gol. Vi sta bene. Avete sofferto tutta la partita, vi siete innervositi e alla fine vi siete anche persi il gol perché vi siete voluti andare via prima. Vi sta bene. Come sarebbe stato bene a quelle persone che ogni volta escono 3 minuti prima del fischio della fine del primo tempo perché vogliono andare al bar. Ho capito. Se lì ti perdi, però non vuoi fare fila, va bene. Se lì però ti perdi il gol, ti sta bene. Perché non è possibile uscire ogni volta minuti prima che fischi. Cioè, quindi, quando segneranno, e anzi, oggi hanno segnato dopo che siete usciti, mi sta bene. Niente, siamo primi. Speriamo nella... Ho poche speranze, sono onesta, ragazzi. Cioè, Mourinho espulso, in trasferta, ho poche speranze che la Roma faccia punti a Milano, sinceramente. Cioè, per carità, io spero anche che vinca contro l'Inter, però... Ma quando mai? Cioè, avete presente la difesa della Roma e l'attacco dell'Inter? Ecco, vabbè. Vabbè, dai. Siamo primi per un po', dai. Domani torneremo secondi, ma per adesso siamo primi, viva. Ciao ragazzi. Sempre fino alla fine, forza Juve. Ciao ciao. E fino alla fine sul serio. Ciao.